Allora, parliamo un attimo di mercato, forse stavo proprio parlando adesso, no? Allora, il mercato, per quello che è la nostra percezione, non so se anche la vostra, sta cambiando molto molto velocemente, un po' per tutti. Si dice che il 2017 sia stato un anno con un quantitativo di cambiamenti pari agli ultimi 10 anni precedenti e che il 2018 sarà pari agli ultimi 30 anni precedenti. Quindi questo ci fa pensare come si stiano stravolgendo le cose. Quindi la velocità nel comprendere i mutamenti del mercato e la capacità di stargli dietro o davanti, se ci riusciamo, è una cosa importantissima. Tant'è vero che le grandissime aziende hanno inserito in organico i futuri. Quindi i tempi, se il mondo corre più veloce, le cose devono essere fatte prima. I tempi che avevamo prima non sono più disponibili, non c'è più tempo. Certezza e riduzione dei costi, devi essere più veloci, sapere quanto spendi, perché se esci dal computer di 100 euro non sei capace di fare il tuo lavoro e qualcuno deve pagare più 100 euro e devono essere ridotti i costi rispetto a prima. E noi parliamo con le imprese di costruzioni, il grosso problema è gestire il cliente oggi, sappiamo qualcosa. Gestire il cliente è una cosa. Perché oggi l'operaio non è in cantiere? Perché oggi la gru ha girato a destra invece che a sinistra? E come mai? C'è qualche problema? Cosa è successo? E il bianchino oggi era un po' arrabbiato? Cioè, i social non c'erano, la globalizzazione dell'informazione che c'è oggi non c'era. È un altro mondo, le normative e le esigenze degli utilizzatori convergono sulle spalle degli operatori del settore, professionisti in paese, obiettivisti in paese. Sono cambiate anche le imprese di costruzioni. Hanno la necessità di offrire prodotti vendibili ad un prezzo competitivo. Le imprese di costruzioni si sono accorte che per riuscire a rimanere sul mercato devono dare costo aumento, le normative si inaspriscono e i margini si riducono. Se prima dovevo costruire le case in classe C, oggi devo costruire gli edifici in Z, i costi si aumentano e i margini Cambiare l'imprenditore. cambiare il Va a cambiare il deve creditore. cambiare il cliente e c'è tardi. L'imprenditore è quello che ci mette i soldi, però deve avere una struttura, ma cambiano anche i costi. Cambia i costi, che sta cambiando il portafoglio. Quindi abbiamo rappresentato questo collo di bottiglia. Quindi qui si possono trovare molte opportunità, specialmente in Italia. L'Italia è uno dei paesi storicamente con la maggior capacità di uscire dai problemi, no? Cioè cavarsela,